costruire la comunità educante è il tema di cui si è discusso presso Parco Pitagora durante le Summer Invention, alla presenza dell'arcivescovo di Crotone, Angelo Panzetta, che sta conoscendo la realtà locale, costruita da diversi ragazzi di tante associazioni che hanno dato vita agli eventi estivi di natura sia culturale che musicale o di altri tipi di intrattenimento, proprio alle pendici di Parco Pignera. Viviamo in tempi in cui l'educazione è una grande priorità. Abbiamo bisogno di un'alleanza educativa in cui poi tutte le agenzie si costituiscano come una grande comunità educante. Io penso che come Chiesa ci dobbiamo stare dentro, perché il mistero dell'Incarnazione ci chiede di stare dentro questa partita. Una partita è quella educativa nella quale si gioca il presente e ancor più il futuro. E siccome l'educazione è un investimento speranziale, noi che la speranza l'abbiamo dobbiamo dare testimonianza di voler ipotizzare un futuro migliore per le nostre nuove generazioni, ma anche per gli adulti, perché l'emergenza educativa non riguarda solo i giovani. Anche gli adulti hanno bisogno oggi di essere aiutati a crescere, a uscire da tanti aspetti di analfabetismo che colpiscono anche le nostre generazioni, insomma. Quindi sono felice di essere qui, un bel posto, c'è un po' di aria da respirare e soprattutto c'è questa passione educativa che mi fa ben sperare. Educare significa proprio tirar fuori il meglio da ognuno. Io penso che la consapevolezza che questo servizio a tirar fuori il meglio di noi stessi, noi l'abbiamo ricevuto e dobbiamo metterlo a disposizione, penso che sia molto importante. Quindi la consapevolezza dell'urgenza di aiutare le persone a tirar fuori il meglio di sé, a non arrendersi, a non partire sconfitti, al disfattismo, tutte cose che si respirano purtroppo, questa consapevolezza ci spinge invece ad aver cuore, l'intraprendenza, la riflessione, la progettualità. Tutto questo ci sta particolarmente a cuore. Sono felice di questo perché in genere l'estate è pensata come il tempo del disimpegno. Vedere invece che oggi l'estate è pensata come tempo di scuola, non pesante, le lezioni frontali, ma la possibilità di divagarsi e di crescere, riflettere, progettare. Questa cosa mi piace particolarmente, anzi forse anche come comunità cristiana l'idea di summer school ecclesiali potrebbe essere una bella idea da utilizzare. Ha tante qualità, una di queste è sicuramente questa passione sociale che c'è, che porta poi a tante associazioni e movimenti. C'è un sottobosco di passione civile che però fatica a diventare progetti, innovazione, un nuovo modo di amare la città e di pensarla in termini propositivi. Però questa cosa mi lascia ben sperare, vedere adulti e giovani che vogliono, come dire, che hanno a cuore la città dell'uomo, la società, il contesto sociale in vista di una sua crescita mi fa molto ben sperare. Un capitale umano l'ha definito il presidente del Consorzio Giobello Santo Balzano, il quale ha presentato all'arcivescovo i ragazzi, con i loro nomi, che di giorno prestano servizio presso il giardino posto su Parco Pignera. Al centro del discorso del vescovo la comunità educante, ovvero la progettualità e poi la convergenza, dove la comunità educante non può essere contesto di liberi battitori. È necessario un lavoro di convergenza ad alcuni criteri. Penso che il criterio guida sia quello della dignità della persona umana, che deve essere al centro con i suoi sogni, i suoi desideri di realizzazione. A proposito di comunità educante, l'altro giorno sul lungomare è successo un episodio grave di un ragazzino che è stato colpito, vessato per la libertà di essere ciò che vuole, un fatto grave. C'è un grido che si alza da questa città. Sì, purtroppo insieme a tanti bei segni ci sono anche i segnali negativi nel nostro mondo e nella nostra città, quello di uno scarso rispetto per la dignità delle persone e anche per la differenza, perché obiettivamente se si possono giudicare i comportamenti non si possono giudicare le persone. Il giudizio sulle persone nella tradizione cristiana appartiene a Dio,
e sarà quando ci presenteremo davanti a Lui. Noi dobbiamo considerare valore degno di rispetto ogni persona, al di là delle sue scelte, perché nell'antropologia cristiana ogni persona è immagine di Dio, prima ancora delle sue scelte, prima ancora dello stile di vita che compie, porta un segno indelebile del Creatore. E penso che noi renderemo conto a Dio anche di questi gesti sconsiderati. La persona umana è, Rosmini diceva che la persona è il diritto sussistente, e penso che questo sia vero, ogni persona è diritto sussistente, dunque va rispettata, non tanto per quello che ha, ma per quello che è. E per chi crede, accanto a questa motivazione di ordine antropologico, c'è una motivazione teologica: ognuno è un segno di Dio, e quindi violare la persona umana significa violare Dio stesso. Mi chiamo Luigi Amoroso. Sono a voto non abbiamo sentito. A voto non abbiamo sentito, dai. Sono a voto si soffo. Grazie. Vabbè, Gregorio, Giovanni, ci conoscete tutti, quindi è inutile che ci alziamo. Io sono Luisa De Luca. Io sono Gia Sergio. Occhio alla sedia. Valentino Mandolo, Sara Mancuso. Anche i fidanzati fanno parte della comunità. Turra, tu ti sei nascosto. Sono io. Sono Ivan De Luca. Alessandro, piacere. Pure quelli che vengono di San Leonardo. Sono Caterina. Sono Fabiola. Franco, tu sei pure della famiglia. Sei un maestro. Sei un maestro. Non so.